questo è un percorso completamente diverso per arrivare a Montefalcione. Siamo andati verso Battipaglia, siamo andati a Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella e adesso ci avviciniamo attraverso la strada delle Croci di Acerno appunto alla località di Acerno. Poi andremo verso Montella e poi entreremo nel Virpigna. Che mi volete fare? Il bando è preciso. Chiunque, cafone o brigante o abitante che sia, venga trovato con armi o oggetti di corredo del Regio Esercito Italiano, sarà all'istante sul posto fucilato senza processo. No! Senza processo, signor tenente. Ma che cazzo sta succedendo? Gli altri con me, avanti! In posizione! Thank you.
Falcione, se dico bene. Io non c'ero mai stato, ed è molto bella. Siamo ecco, da poco arrivati. Questa è la piazza di Montefalcione, questo è il municipio, quello che vedi. Questo è il municipio, che era un castello questo qua di Montefalcione. Qui dietro c'è praticamente uno spazio verde, sì, nel quale ci sono delle statue. Che ricordano la famosa la repressione della rivolta di Montefalcione. Vogliamo in questo cancello. Proprio alle spalle del comune. Proprio alle spalle del comune, vedi? Che te ne sembra? Che te ne sembra? Quali pannelli? Vedi, cioè, sì, sono pannelli solari che sono fotovoltaici, e questi sono residui di biomasse. Sì, adesso bellissimo, veramente molto bello. Sì. Queste opere, donate dallo scultore Giuseppe Martignetti, installate in occasione del 150° anniversario della rivolta di Montefalcione, avvenuta il 6-10 luglio del 1861. Nello stesso luogo, teatro del luttuoso evento, vogliono testimoniare l'assurdità di una tardiva e sanguinosa reazione al già proclamato Regno d'Italia, 17 marzo 1861. Le sculture vanno lette nel loro insieme, nell'ottica di un incomprensibile coinvolgimento di umili e ignari contadini in un oscuro gioco di potere che li ha trascinati, tra virgolette, Kafunangan, in un utile massacro annunciato. Oltre all'esplicita violenza di alcune immagini, va accolto il senso del messaggio. Mentre Montefalcione piangeva i suoi morti, nel resto del paese si inneggia alla sospirata unità nazionale. Allora, innanzitutto diciamo che le statue sono molto belle, raffigurano veramente appieno quello che è successo, sono immagini, come è stato sottolineato anche nella lapide, abbastanza crude, immagini di violenza perpetrata nei confronti di agricoltori, contadini, pastori, gente umile del posto. Quello che si può dire è che naturalmente questa è una lapide che viene messa fuori un edificio delle istituzioni italiane, naturalmente, e purtroppo l'Italia non ha voluto fare i conti appieno con la sua storia, non ha voluto raccontare la verità della sua storia. Non capiamo nemmeno perché si può anche sbagliare nella vita, poi ci si corregge, si ammettono i propri errori e si va avanti in modo veramente fraterno. Però purtroppo questa cosa non è stata fatta e si continua a rappresentare quel periodo chiamato Risorgimento come un'epopea, come un'epoca in cui ci sono tutti i buoni da una parte, i bravi, i belli e i buoni da una parte, e tutti i cattivi, gli sporchi, i trogloditi, gli arretrati, i bifolchi dall'altra. A me sono rimaste impresse due cose. La prima dice che le sculture vanno lette nel loro insieme nell'ottica di un incomprensibile coinvolgimento di ignari
contadini in un gioco oscuro di potere che li ha trascinati, obtorto colloca, funangane, insomma, che li ha costretti, diciamo, a questa ribellione. E non è vero, perché i contadini non sono stati costretti da nessuno, non sono stati né pagati da qualcuno. I poveri contadini non sapevano niente, si ribellavano semplicemente perché venivano oppressi in casa loro da gente straniera che gli imponeva le proprie leggi. Naturalmente lo straniero non veniva da solo nella terra delle due Sicilie, ma veniva perché le porte gli erano state aperte dalla aristocrazia, dalla borghesia agraria, che aveva stabilito un patto con i nuovi padroni dell'Italia. Il Consiglio Comunale ha deciso ad accettare le richieste per il bene del paese. Mi dispiace che si sono arresi. Era meglio quando ci sparavano un golo, mi divertivo in più. Hai portato tutto? Sì. La cassa comunale. Rama sta a bandiera. Oriesto tu potrei. Questo è il simbolo degli antichi briganti contadini. Insomma, dobbiamo fare da soli. Dobbiamo dare a Torino un segnale forte e chiaro. Ma come? Come? Ma signori, noi siamo nel nostro diritto, siamo l'autorità del nuovo Stato, noi siamo il governo di questo paese. Cominciamo a farci giustizia. Prendiamo uno qualsiasi e che serva da lezione a questi figli di puttana e al governo. Avere dei privilegi in casa propria, in cambio vendersi quelle che erano le speranze, il futuro di una nazione. L'altra cosa, quindi, i contadini non erano affatto costretti, né trascinati, né prezzolati, né pagati. Quello era veramente un moto spontaneo. L'esplicita violenza di alcune immagini va colto il senso del messaggio. Mentre Montefalcione piange i suoi morti, nel resto del paese si inneggia alla sospirata unità nazionale. Mi domando quale sia il paese, perché se per paese si intende le ex due Sicilie, non è così, perché qui la rivolta venne soffocata tra il 6 e il 10 luglio, ma a partire dal maggio, diciamo da aprile-maggio del 1861, tutto il mezzogiorno era in fiamme. Quindi appena dopo la caduta di Gaeta del 13 febbraio del 1861, appena dopo il 17 marzo del 61, quando fu proclamato il Regno d'Italia, ancora il 20 marzo resisteva Civitella del Tronto, sarebbe caduta poi appunto a mezzogiorno del 20 marzo 1861, tutto
tutto il mezzogiorno d'Italia era in fiamme. E non erano in fiamme i signori che condividevano con i piemontesi l'usurpazione del regno. Era in fiamme il 90% della popolazione, tutta quella popolazione che non ha affatto votato ai plebisciti del 20 ottobre del 1860 fatti a Napoli e che volevano legittimare la conquista regia manu militari del Piemonte. Tutta questa gente che è insorta e tutto il mezzogiorno in fiamme era esattamente quella gente, cioè i contadini, gli agricoltori, i pastori, i taglialegna, i boscaioli, la povera gente. Ebbene, qui tra il 6 e il 10 luglio del 61 veniva repressa nel sangue la rivolta grazie alle truppe piemontesi, alla legione ungherese di Istaventur. Se tra il 6 e il 10 luglio veniva repressa nel sangue la rivolta qua, ci fu un'altra strage ad Auletta. Uccisioni si verificavano in tutto l'interno del regno, Calabria, Basilicata, l'interno, tutto il Matese, l'Abruzzo, il Molise, era tutto in fiamme. Nell'agosto poi abbiamo praticamente il 14 agosto, la notte tra il 14 e il 15, quella che è la strage simbolo dell'oppressione del Mezzogiorno d'Italia, cioè la strage di Ponte Landolfo, quando vennero praticamente ammazzati moltissime persone, non si sa nemmeno il numero, ma vennero incendiati due paesi, praticamente Casalduni e Ponte Landolfo. Fuoco! No! Se prima faceva sta vita per i sort, da oggi la faccio per vendetta. E quindi non è vero che in tutta l'Italia si acclamava. Per il resto, le opere che abbiamo visto sono molto belle. Chi vuole approfondire questa cosa lo può fare vedendo questo filmato che metteremo poi su YouTube, oppure ricercando sul motore di ricerca Google o altri, praticamente la rivolta di Montefalcone. Cammanan, via della storia, manna sciappata a memoria, e scennenna, romarcia piena, manna rubata e pensiera, cammanan, va a chi sto mondo, non l'ha già vista mai tu, e guardanna l'umanità, non l'ha già vista pietà. Ma sapete contà, senza faccio e ruffiana, che vo significa sta bandiera italiana? Aleo, aleo, si nemmeno Giulietta ma supporta vicina, si na lupa ciallatta con mia bele Caino. Aleo, aleo, si è parole ci fanno più male in un colpo fucile, si ma frata soltanto finale Italia-Brasile. Se razzisticamente io sono nordafricano e l'Italia comincia a Firenze e farnesce a Milano, si so carne che puzza, terrone e colera, a chi è morta per questa unità voglio dire una preghiera, ma in tuo cuore non sento l'orgoglio e onora sta bandiera. Tanare
carriera, quanta gente c'è sta, capo cagno e bandiera. Aleo, aleo, primavera che passa, qua bandiera più rossa, e morire che balla, qua bandiera più gialla. Aleo, aleo, si può nord a suo figlio e l'eterno al capone, era meglio a bandiera quei gigli in un re Lazzarone. Si cantamma Pacelia, fratelli d'Italia, si è parole ci fanno più male e non colpi fucile. Si ma frata soltanto finale e Italia Brasile. Sapete contà, senza facchio e ruffiana, che può significa sta bandiera italiana.